Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera e l'agonia di Gesù nell'orto dei primi. Dal Vangelo di Luca, in preda all'angoscia, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Dagli scritti di San Pio, Gesù, estremamente oppresso, grida al Padre: se è possibile, passi da me questo calice. E il grido della natura, che oppressa e fiduciosa, ricorre all'aiuto del cielo, pur sapendo che non sarà esaudito in ciò che domanda, perché egli così vuole. Egli prega: mio Gesù, qual è la ragione perché tu chiedi quello che non vuoi ci sia concesso? Il dolore e l'amore. Ecco il grande segreto. Il dolore che ti opprime ti porta a chiedere aiuto e conforto, ma l'amore per soddisfare la giustizia divina e ridarci a Dio ti porta a gridare: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.